Buongiorno, questo è Frenaus e voi siete a un nuovo appuntamento con la liturgia del giorno, venerdì 10 dicembre 2021. Abbiamo visto in questi giorni molte parole di consolazione che ci spingevano a cambiare, a modificare, diciamo così, il nostro atteggiamento, non aver paura del Signore, riconoscere un po' il nostro limite, il nostro peccato, per fare esperienza di una grazia di Dio trasformante. Oggi invece ci troviamo di fronte a un richiamo abbastanza preciso in questi termini. Infatti dice: "Io sono il Signore tuo Dio" e aggiunge: "che ti insegno per il tuo bene, che ti guido per la strada su cui devi andare". Da quello che segue si capisce che non hai fatto proprio così. Infatti aggiunge: "Se avessi prestato attenzione ai miei comandi, il tuo benessere sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare". E quindi non sarebbe radiato né cancellato mai il tuo nome davanti a me. E quindi io sono il tuo bene, guarda di mettertelo in testa. Purtroppo hai fatto l'esperienza, hai voluto autodeterminarti per conto proprio e quindi da un certo punto di vista ti sei allontanato dalla vera fecondità e dal vero bene. Quindi un richiamo in questo senso abbastanza evidente. Il Salmo 1, il Salmo che apre il Salterio in stile assolutamente sapienziale, il Salmo delle due vie, dove abbiamo: "Beato l'uomo che entra nel consiglio, non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori, non siede in compagnia degli arroganti. È come albero piantato lungo corsi d'acqua. Non così gli empi, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina". Da un certo punto di vista non esiste, perché nel momento in cui si alzeranno il giudizio del Signore, i malvagi saranno come il vapore, svaporiranno. E quindi una decisione da prendere, dove tenere i nostri piedi, su quale strada voler davvero camminare. Il Vangelo invece rincara la dose e, da un certo punto di vista, un rimprovero pubblico di Gesù. Noi ci fermiamo un attimo, però lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse alle folle: "A chi posso paragonare questa generazione? È simile a bambini che stanno seduti in piazza e, rivolti ai compagni, gridano: 'Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto. È venuto Giovanni, che non mangia e non beve, e dicono: è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo, che mangia e beve, e dicono: ecco, è un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie". Il rimprovero che oggi Gesù fa è un rimprovero pubblico e, da un certo punto di vista, anche estremamente solenne. Tant'è vero che dice: "A chi posso paragonare questa generazione? È simile ai bambini che stanno seduti in piazza e, rivolti ai compagni, gridano: 'Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto'". Quindi né il linguaggio della gioia né il linguaggio della tristezza vi ha scossi. E così Gesù applica ovviamente queste immagini: "È venuto Giovanni, che non mangia e non beve, e dicono: è indemoniato, è eccessivo. È venuto il figlio dell'uomo, che mangia e beve, e dicono: è un mangione e un beone, amico di pubblicani e di peccatori". Quindi i due linguaggi del richiamo alla conversione non vi hanno scossi, ma dice: la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che si compie. Cioè, però, sia Giovanni che Gesù hanno testimoniato la sapienza di Dio. Qual è l'inghippo? Qual è, diciamo così, il rimprovero vero? È che voi non siete mossi da niente. E alla fine, gustandovi soltanto la vostra sensibilità, la vostra particolare autodeterminazione, non capite, non siete più capaci di intendere il linguaggio di Dio, né quando rimprovera, né quando sollecita e anche ha un linguaggio di misericordia. Che
Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che è necessario aprire la nostra vita al Signore, perché è la nostra vita aperta al Signore che ci mette in grado di comprendere le sue parole. D'altronde capita anche fra di noi, tu puoi dare tanti buoni consigli a una persona, ma se non ne pratica neppure uno, sicuramente non potrà usufruire della sapienza che cerchi attraverso i tuoi consigli di fornirgli, di dargli. E così è un po' anche per noi. Ho finito anche oggi, vi ricordo che è uscita alle 10.30, un nuovo episodio del Coffee Break, noi invece ci vediamo domani. Grazie per l'attenzione.